Eccoci qua. Riprendere con il cellulare, alle volte è meglio, più pratico. Con la GoPro potevo apparire anche io, ma tanto non è che sia indispensabile da essere visto. E andiamo avanti. Allora, questa idea di riciclo porterà, se ci riesco. Ma se vedete questo video vuol dire che ci sono riuscito a riutilizzare questa testa da parrucca per farci una lampada, perché se ci mettiamo la lampadina dentro questa qui si accende tutta. E allora ci faremo una lampada che ricordi un'opera di Modigliani, che generalmente faceva sempre gli occhi così. Adesso io devo cosa devo fare? Ho riflettuto un po' sul come procedere per riutilizzare, perché ho trovato questa cosa, non la potevo buttare, dico, ci devo fare qualche cosa. Purtroppo siamo schiavi di dover realizzare qualcosa e quindi io con questa cosa qua potevo farci, dato che la posizione è perfettamente identica a quella del manifesto di Metropolis, potevo farci qualcosa che ricordasse Hell, il personaggio, il robot di Metropolis, ma non è il caso, perché l'avrei dovuta dipingere d'oro e avrebbe perso, o argentata, e avrebbe perso chiaramente a quel punto la possibilità di essere illuminata dall'interno, e invece la lasciamo rosa. E devo creare praticamente per onorare le opere, se ci riesco, o disonorare le opere, perché potrebbe venire fuori una cosa talmente orrida che potrebbe disonorare la memoria di Amedeo Modigliani. Devo fare praticamente una sorta di capelli a caschetto qui sopra, che siano semplicemente appoggiati proprio come una parrucca, ricordando appunto una delle tante opere di Modigliani. Magari io ho un quadro bene in testa, ce l'ho fatta, chiaramente l'aggiunta viene fatta in un secondo tempo. Ora io devo creare praticamente sempre con cose rimediate. Qui c'ho un opuscolo che mi ero stampato, digiuno come via di guarigione, realizzazione psicologica e religiosa. Me lo sono letto, interessante. E adesso però questa carta, invece di buttarla, la riutilizziamo. Abbiamo preso il contenuto, sono curioso anche su quei fonti, su quei fronti. Adesso io sperimento un sistema un po' particolare, perché devo praticamente provo, e diciamo che se verrà bene lo saprete perché questo video andrà online. Con questo sistema adesso io voglio creare praticamente una sorta di casco. Quando si asciugherà la carta, che non si appiccicherà, suppongo, alla testa, potremo poi, con dello scotch tipo questo qui, che è lo scotch di carta da carrozziere, creare una struttura più rigida. E adesso in questa prima fase vado avanti con dell'acqua, con questa, la mettiamo più dietro qui perché deve fare i capelli poi. Faremo praticamente la capigliatura in cartapesta. Scusate, no, non va bene così, che deve venire in avanti. Deve venire in avanti perché poi lo scotch dovrà fare una sorta di frontino, poi servirà per fare la struttura vera e propria. Questo lavoro che sto facendo è perché se io lavorassi, sto lavorando sempre con la roba rimediata appunto, avrei bisogno in realtà di un sacchetto di quelli che si usano per l'umido, e poi farci una base con lo scotch da carta, di carta,
E non è detto che non farò poi quella, perché se questa viene male farò in quel modo. E quella praticamente realizzare la base su cui poi andrò a costruire i capelli, la capigliatura finta con la carta pesta. Ora questa è bagnata, dobbiamo aspettare e non ci vorrà poco perché siamo in giornate molto umide, dovremo aspettare che si asciughi e, come ripeto, ci vorrà un bel po' di tempo perché adesso qui intorno sono in campagna, è tutto un acquitrino. Ecco, una frangetta tipo alla francese dovrebbe venire fuori, no? Con il ricciolino qui, ecco, l'idea è quella praticamente. La carta pesta io la trovo fenomenale come materiale. Del resto, in passato è stata utilizzata tantissimo. Ora, siccome quando si asciugherà chiaramente la carta tornerà su, un giretto con la... oppure ci metteremo un elastico, ma vediamo, lo sfrutteremo, penso, di scotch. Questa fase penso che ci potremo permettere il lusso di essere anche un po' imprecisi. Se io mettessi la colla adesso rischierei di vedere questa cosa definitivamente incollata alla struttura, cosa che in realtà non voglio, almeno per il momento. Entrerà poi dopo un'altra fase di una cosa. Ci sarebbe da scrivere un libro sulla perdita dell'inizio dello scotch. Praticamente adesso io devo fare un giro così, mi servirà giusto di supporto, dovrò riprendere questo perché quasi mi si sgancia con l'umido. Ecco, una sorta di frontino che mi permetterà di realizzare la calotta su cui poi, sempre con questo, realizzerò i capelli a frappè, anzi, da qualche giorno perché dovrò aspettare che si asciugano, eh.